Oggi si è svolta una trattativa che ha chiarito molti aspetti invece. Ha chiarito un aspetto molto importante. ArcelorMittal non solo non era pronta, ma non ha voluto neanche continuare l'incontro, perché loro non hanno fatto altro che ribadire puntualmente il loro piano industriale, e cioè hanno riconfermato i 4.000 esuberi. Quando noi abbiamo chiesto dovete spiegarci perché 4.000 esuberi, loro hanno ritirato fuori la formuletta: 1 milione di tonnellate, 1.000 dipendenti, 8 milioni, 8.000 dipendenti. Cioè tutto quello che noi avevamo svolto in termini di trattativa oggi l'hanno puntualmente riproposto senza nessun passo avanti, e la responsabilità di non essere andati avanti nella trattativa è esclusivamente di ArcelorMittal. Anche qui la storia dei 200 milioni o dei 250 milioni, oggi noi abbiamo capito una cosa, che i 250 milioni ci sono a una condizione: se Mittal assumerà la regia dello stabilimento, cioè il fitto di azienda, perché se non ci sarà il fitto di azienda, quei 250 milioni non ci sono, sono una parte della quota di fitto che ArcelorMittal pagherà all'amministrazione straordinaria. Cioè prima erano a disposizione dell'amministrazione, adesso a maggior ragione saranno nel momento in cui ArcelorMittal gestirà gli stabilimenti. Che cosa noi oggi volevamo? E questa era la prova del 9. Cioè quella di continuare una trattativa, perché senza continuare quella trattativa si avvicina sempre di più la data del 15 di settembre. Più andiamo avanti senza un accordo e più si continua a giocare intorno ai numeri, più noi continueremo ad essere più deboli. Noi ci auguriamo che il ministro realmente, dopo i chiarimenti che faranno l'amministrazione straordinaria e Mittal, riconvochi di nuovo il tavolo subito e immediatamente, perché ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più drammatica e Mittal continua ad avere un grande potere, cioè il potere di decidere le retribuzioni dei lavoratori, la continuità produttiva e il sistema di incentivazione su questo accordo.